Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video haul e mai nella mia vita avrei pensato di fare un video con il nome haul. E non so se si pronuncia così, perché sinceramente non ho mai visto un video come si pronuncia la parola haul. Haul, penso haul se è il termine corretto, la pronuncia corretta. Comunque, cos'è? È un video in cui vi mostro le cose, i vestiti, barra accessori, alcune cose che ho comprato negli ultimi 2 mesi. Bene, di solito questi video sono specializzati per un tipo di brand, tipo tutte le cose che ho comprato da H&M, tutte le cose che ho comprato da Zara, cose di questo tipo, ma non è il mio caso perché non ho comprato cose solo di un certo tipo, ci sono diversi brand, ma è un video solo per mostrarvi le cose che ho comprato negli ultimi 2 mesetti. Io direi partiamo dagli accessori. Tra l'altro mi sono scordato una cosa bella. Chi mi segue su Instagram lo sa, chi ha visto alcuni miei vlog già dal Giappone lo sa, ho comprato dei nuovi occhiali da sole e Stefano dice che sono gli occhiali che mi fanno sembrare come il topino cieco di Shrek. Non lo so, nel senso, a me piacciono, penso che stiano bene con la forma della mia faccia, quindi li ho comprati. Hanno le lenti graduate, quindi vedo anche con gli occhiali da sole, perché di base se con degli occhiali da sole normali io non vedrei nulla, vedrei tutto sfocato, brutto. Invece così vedo bene. Potrei anche continuare il video così, ma non so se è molto... Ma sì, continuiamo il video così. Ah, che marca sono? Bella domanda. Non lo so sinceramente, li ho visti e li ho comprati. Non so che marca. David Mark. Il loghetto sono 2 occhiali con i baffi, non so nient'altro. Poi, cosa ho comprato di accessorio? Ho comprato 2 cose che sono interessanti, perlomeno per me, perché sapete, a me piacciono i borselli, pochette, cose di questo tipo. Non le uso tanto quanto vorrei, perché non ne ho proprio la possibilità, nel senso, se vai a una serata, se vai a una premiere di un film, se vai a una serata elegante, così ha senso un accessorio di questo tipo. Durante il giorno magari preferisco un borsello a tracolla o qualcosa di più tranquillo. Comunque, detto questo, ho comprato questo che non è una pochette, perché non, termine tecnico non è pochette, è un borsello di Fendi, con, come vedete c'ha gli occhi in rilievo che sono davvero molto belli, dentro c'ha tutti i separi del caso, sono cerniere, taschette varie, e questa che per voi è la bocca, perché ci sono i 2 occhi e la bocca, ma è una, praticamente una maniglia in cui si inserisce la mano e si tiene così. Suri, ma quella è una borsa per gli omosessuali, ma vaffanculo. Invece più quotidiano sicuramente è un borsello di questo tipo, che dovrebbe essere un borsello che si tiene al bacino, però in realtà nessuno tiene al bacino, anche perché la forma non è ideale, e questa è una mezza shoulder bag di Gucci che si tiene circa così, la puoi tenere davanti se devi prendere qualcosa, è stile. Diciamo che ultimamente va di moda avere uno shoulder bag di base, o lo tieni di spalle ma lo che ti compare solo la tracolla. Insomma, questo è anche molto carino, logo Gucci ripetuto, tutto scuro. C'ha una tasca frontale e una tasca più grossa dietro con un paio di divisori. Comodo, niente da dire. Poi, passiamo ai vestiti. Se avete visto alcuni dei miei vlog, alcune di queste cose le avrete già viste. Però questo è un video per mostrarvi gli acquisti degli ultimi 2 mesi, quindi alcune cose le ripeterò. Alcune cose mancheranno perché non metto a mostrare tutto. Niente, così, ho preso le prime cose che ho trovato. Questa è una felpa di K che mi piace molto. C'è il logo K ripetuto sulle maniche. E c'è una scritta in rilievo che non si vede molto perché è scuro, e c'è scritto like no other. È leggera, è col cappuccio, è una bella felpa. Veste più o meno così, sembra uno spacciatore, però va bene. La manica è molto bella e semplicemente è un bel pezzo. Tra l'altro l'ho comprata usata in un negozietto in Giappone, costava davvero poco. Andiamo avanti, ho comprato poi questa felpa di Philip Plain, che in realtà è abbastanza tranquilla, bianca con questi dettagli neri, ti fa le spalle un po' più grosse di quel che effettivamente sono, ma a me va bene. Col cappuccio, c'era anche la versione senza cappuccio, ma ho preferito questa, mi piaceva molto di più. Molto pesante, quindi adatta per l'autunno, diciamo, o per le serate estive, quelle dove c'è tanto vento, ma neanche. Qui c'è il logo di Philip Plain in rilievo e dietro c'è scritto in teoria Plain. Mi piace molto e direi che è stato un bel acquisto. Poi sempre da Philip Plain ho comprato un'altra cosa, che sono questi pantaloni che non li indosso altrimenti faccio la schiuma, raga, però sono molto carini, sono strappati con non le toppe ma con il rivestimento sotto,
cioè tipo come se ci fosse, come se avessi un pantalone sotto il pantalone. Sono toppe, ma non sono toppe, cioè l'effetto è questo. Non so come spiegarlo di preciso, anche perché non me ne intendo. Una bellissima catenina appesa al lato. E niente, generalmente cos'altro posso dirvi? Lancio il logo sulla tasca posteriore. Posso far vedere i dettagli, nel senso, per chiudere il pantalone, se mettesse a fuoco, c'è il teschio con le ossa. E la catenina è molto bella, vi faccio vedere perché i dettagli sono davvero carucci. Questi sono mini teschi praticamente, quindi insomma potete capire il livello. Mettimi a fuoco! Ehi! Ah, eccoci, ciao! Queste due cose sono tranquille in realtà. Ci sono cose molto più esagerate, basta andare a vedere quello che ho comprato Sasha. Andiamo avanti. Ho comprato quest'altra maglietta molto oversize, come potete vedere, con le strisce nere su tessuto bianco. È molto pesante in realtà per essere una maglietta di questo tipo. Alla fine c'ha questi laccetti che stringono la maglia, infatti posso scegliere quanto stringerla, e in più scendono oltre la lunghezza di questa maglia. In realtà è una felpa a mezze maniche, non è tanto una maglia. Questa l'ho comprata tipo da Shibuya 109, che è tipo un negozio a Shibuya a Tokyo che vende pressoché cose fighe. Direi fighe, non riesco a generalizzarlo molto perché vende un po' di tutto a livello di abbigliamento, però per lo più sono cose fighe. E questo mi piace molto, uno forse degli acquisti che preferisco. Vi hanno anche un'altra molto più leggera, ma non lo voglio tirarla fuori, quindi andiamo avanti. Un'altra cosa che ho comprato è questa maglietta della nuova collezione di Louis Vuitton, che quest'anno ha deciso di girare il logo. Infatti il logo è al contrario, qua sotto c'è una piccola scritta con scritto Eva Vuitton Day, faccio vedere, Eva Vuitton Day, e dietro invece c'è scritto Louis Vuitton Forever. Louis Vuitton Forever è un po' da fanboy, però era molto carina la maglia. L'ho presa di una taglia in più in modo che stesse un po' più larga, perché la M era un po' troppo, non mi piaceva come vestiva. Sempre da Louis Vuitton invece ho comprato quest'altra magliettina molto più estiva, con il collo a V. Come vedete sono ripetute molte delle città in cui ci sono delle boutique di Louis Vuitton. C'è ripetuto Louis Vuitton, Louis Vuitton. Qua in fondo c'è una striscia scura, dovrebbe essere un verde scuro. Sì, molto leggera, perfetta per l'estate, una mattina così. E infatti l'ho già usata tantissimo. Prima di passare all'ultima cosa, che in realtà ho comprato ieri, faccio vedere le scarpe che ho comprato in questo periodo di 2 mesi. Abbiamo da una parte le Zoom Fly Mercurial, che sono queste qui. Devo dire, mi piacciono perché mi piace lo schema di colori, la scarpa di base mi piace. Quello che non mi piace è che è molto bombata davanti e quando la indossi si crea una fossetta in mezzo alle dita, che non si nota perché sono nere, ma magari con la versione arancione si nota di più. Però di base una scarpa comunque che costa non dovrebbe avere sti difettucci, secondo me. È anche vero che l'ho presa una taglia più grande di quella che avevo, perché c'era disponibile solo quella, però vabbè, comunque approvate. E soprattutto quando vi mostrerò non il prossimo pezzo ma quello dopo ancora, e lì si può fare un bel match. Le altre scarpe che ho comprato sono queste sneaker Gucci della nuova collezione. Le ho comprate in America quando sul sito italiano ancora non ce n'era traccia, infatti mi sa che le ho trovate prima di quando siamo uscite in Italia, non lo so, devo controllare se ora sono disponibili, per curiosità controllo. Ok, c'è quella bassa col nastro ma non vedo quella alta. Sicuramente ci sarà, perché se c'è quella bassa c'è anche quella alta. Niente, invece sul sito non c'è. Devo andare a controllare il negozio se le vendono, anche solo per curiosità. Sono queste sneakers in pelle, combinazione verde-rosso di Gucci, la scritta Gucci sul nastro con un dettaglio in pelle rossa alla fine. Molto carino dietro, un po' eccentrico se volete, con questo rosso molto luccicoso. C'è la scritta Gucci piccolina qui, e comode, perché in realtà sono comode e molto belle, mi piacciono un botto. Da notare anche il contrasto rosso, blu, bianco, le ho viste e ho detto devo provarle per forza, molto belle, mi piacciono. Però per tornare alle Zoom Fly, che sono queste qui, vedete che hanno dei pallini, sono un pallino giallo, pallino bianco vicino allo swoosh. Queste cose vengono riprese nell'ultimo acquisto che ho fatto, che è questo, io lo chiamo trench, non è un trench, è una super, super long jacket della collaborazione tra Nike Lab e Off-White, e sto parlando di questo pezzo qui. Praticamente è una jacket bella lunga, dietro c'è lo swoosh virgolette logo con l'aquila, dentro è in tessuto tecnico, c'è anche il cappuccio che posso tirare fuori, quasi quasi lo tiro fuori, c'è anche il cappuccio. L'unica cosa
che diciamo posso dirvi è che ovviamente riprende i pallini che vi dicevo, c'è uno blu qui, qua c'è scritto outfit, sempre con le virgolette di Off-White, qui c'è quello arancione, anche se sulla scarpa non c'è arancione, veste molto over come giacca. Questa è una S, la taglia più piccola disponibile era un XS, solo che non l'ho trovata. L'altra cosa che è un po' così ed è un po' da abituarsi, io appena l'ho provato ho detto no, non lo voglio. Tenendolo un po' addosso ho cambiato idea, è il fatto che in fondo sia davvero molto lungo con un taglio molto particolare. Guardate le tasche quanto sono enormi, è molto grossa come giacca, molto lunga, mi arriva praticamente, non dico alle caviglie, ma metà polpaccio quasi, quindi diciamo che è una giacca lunga impegnativa, aggiungerei, però sta benissimo con queste scarpe qui. Sto pensando se c'è qualcos'altro, vabbè sì, in effetti questo qui, ragazzi, non mi sto per levare i pantaloni, sto per mostrarvi i pantaloni. Ho comprato questi jeans corti di Bape, come vedete c'è lo shark sopra, mi piacciono perché la tasca è orizzontale, io odio quando ci sono i pantaloncini con la tasca verticale, metto dentro il telefono, mi siedo e il telefono cade, una cosa che non sopporto. Infatti appena ho visto questi pantaloni ho detto bella, buona, mi servivano un paio di pantaloncini per l'estate, presi. E questo è quanto, ragazzi, queste sono le cose che ho preso, fatemi sapere quello che avete preso voi. In realtà, ragazzi, mi piacerebbe anche fare un piccolo out tecnologia, ma non ho preso praticamente nulla se non l'obiettivo con cui sto registrando questo video, che è un 25 mm per la GH5, quindi un sensore micro 4 terzi, 25 diventano 50 mm di una reflex con un sensore abbastanza normale. E se mi avvicino moltissimo ed ho tempo alla videocamera di mettermi a fuoco, perché mannaggia la GH5, vedete che lo sfondo diventa smarmellato a bestia. Però è l'unica cosa tecnologica che ho comprato, quindi non avrebbe senso farci un video dedicato. Detto questo, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.